giornata e buon lunedì, bentornati all'informazione locale di RTA. Con estrema puntualità, come sempre, il comune di Albareto fa sapere la situazione Covid nel proprio territorio. Sono due presso la struttura scolastica di Albareto, per l'appunto, gli alunni di due classi differenti trovati positivi al Covid-19 tre giorni fa. Il sindaco Davide Riccoboni, nel comunicare la notizia, ha fatto sapere che l'azienda USML ha messo in quarantena gli alunni delle classi coinvolte. Gli studenti delle altre sezioni continuano il normale svolgimento delle lezioni in presenza, mentre per gli alunni in quarantena è stata attivata la didattica a distanza. Nessuna variazione per il trasporto scolastico e la mensa. Il plesso scolastico è stato completamente sanificato, come il pulmino, che viene sanificato tutti i giorni più volte subito dopo ogni turno. Al momento Albareto presenta sul proprio territorio comunale 7 casi di Covid, numeri fortunatamente ancora bassi, dice il sindaco, ma come sempre la raccomandazione è di rispettare le norme in atto per la prevenzione. E ieri a Parma e provincia si sono registrati 183 nuovi casi di Covid e nessun decesso, tra i pazienti in più ricoverati in terapia intensiva. Torniamo ad Albareto, dove il Comune ricorda che sino al 21 di novembre si possono presentare le domande per l'ultima tranche del progetto AMA. Il Comune di Albareto rende noto le modalità per accedere all'ultima tranche del progetto AMA Misura Famiglia. Sino al 21 novembre potete presentare le domande per gli aiuti economici riferiti alle azioni affitti, trasporto pubblico locale, cultura, azione, allevamento. Possono presentare richiesta di contributo le famiglie residenti ad Albareto in possesso di attestazione ISEE del nucleo familiare secondo le modalità riportate nelle sezioni successive. Le fasce ISEE di accesso sono evidenziate nelle sezioni quote. Le richieste possono essere presentate anche su più azioni con i massimali riportati dalla sezione valori del contributo. Gli interessati devono presentare domanda di partecipazione ai sensi dell'apposito disciplinare. Si precisa che l'assistenza per problematiche relative alla compilazione delle domande è attiva presso lo sportello sociale del Comune su prenotazione il martedì dalle 8.30 alle 10.30. Saranno comunque disposte aperture straordinarie apposite per la compilazione delle domande. Incentivando lo smart working e la didattica a distanza anche sul nostro territorio, più che mai servono ora connessioni veloci a internet. Ma com'è la situazione? La pandemia da Covid, ormai diffusa da 10 mesi, sta accelerando la trasformazione del mondo del lavoro dipendente. Il ricorso alle modalità di lavoro agile e da remoto per le mansioni impiegatizie è stata una soluzione diffusa alla quale i datori di lavoro stanno facendo ancora ricorso per limitare le presenze fisiche in ufficio senza rinunciare alla produttività dei loro dipendenti. In questo contesto è fondamentale avere a casa un'eccellente connessione internet, elemento che permetterebbe la valorizzazione anche di tanti borghi italiani e il ripopolamento della montagna, compreso anche la Valtaro. Ma qual è la situazione attuale nei comuni valtaresi in termini di internet ultraveloce e fibra ottica? E qual è il ruolo delle istituzioni per accelerare questo processo? Il supporto che possono dare gli enti locali a questo progetto è fondamentale. Esiste già un cantiere, un progetto per quanto riguarda la diffusione della fibra ottica in tutto il territorio montano. Esiste già da qualche anno, è in corso di realizzazione in alcuni comuni da parte di Infratel. Purtroppo ci sono stati dei ritardi, ritardo dovuti anche all'emergenza Covid, che ha ovviamente rallentato questo tipo di iniziativa. Se ricordo bene, tutti i cantieri dovrebbero terminare entro fine 2022. Naturalmente parlo a livello regionale. Per tornare invece al comune di Compiano, il progetto è in fase avanzata, dovrebbe aprire i vari cantieri tra poche settimane, tra pochi mesi. Questo consentirà a tutto il comune, quindi a tutto il territorio comunale, di dare la possibilità agli abitanti di accedere alla fibra ottica attraverso dei contratti in convenzione. Questo riguarda ovviamente anche il centro storico di Compiano, quindi non solo le frazioni,
Questo consentirebbe anche di progettare l'idea di destinare alcune zone del borgo a postazioni di smart working. Da questo punto di vista ne stiamo parlando sia con i borghi più belli d'Italia, che sta recependo un po' queste idee da tutti i borghi, da tutti i comuni soci. Ne stiamo parlando anche a livello di UNCEM, quindi di unione di enti montani, sia UNCEM Emilia-Romagna, sia UNCEM nazionale. Quindi, per tornare alla domanda, credo che l'ente locale, gli enti locali, sia in forma singola che in forma associata, abbiano effettivamente un ruolo importante da questo punto di vista, a beneficio non solo dei residenti, degli abitanti, ma anche di coloro che vogliano ritornare oppure decidere di vivere nelle nostre zone, nel nostro Appennino, insomma. È convocata per domani alle 15 presso la sede dell'Unione dei Comuni di Borgotaro la seduta del Consiglio dell'Ente. I punti all'ordine del giorno sono la verifica delle condizioni di eleggibilità e convalida dei rappresentanti del Comune di Pellegrino Parmense nel Consiglio, approvazione verbale della seduta consigliare del 30 giugno scorso, gestione associata del nucleo tecnico di valutazione, accettazione di affidamento del servizio dal Comune di Bardi e approvazione schema di convenzione, ratifica variazioni al bilancio adottate con atto di giunta dell'Unione del 10 settembre scorso e del 14 ottobre di quest'anno. Approvazione bilancio consolidato anno 2019, assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per gli esercizi 2020-2022, variazioni al bilancio preventivo 2020-2022. Montagna 2000 avvisa gli utenti del pubblico acquedotto di Borgotaro che per lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica l'erogazione di acqua potabile verrà interrotta dalle 8.30 alle 11.30 di domani, martedì 10 novembre, limitatamente a via Cacchioli e Traverse. Ricordiamo, nel comune di Borgotaro domani dalle 8.30 alle 11.30. E ieri a Bedogna si è tenuta la giornata del ringraziamento. Rispetto delle norme adottate dal governo in materia di prevenzione alla pandemia Covid-19, la festa del ringraziamento 2020 si è svolta in modo regolare presso la Basilica della Madre di Consolazione a Bedogna. Una volontà da parte della Coldiretti, da parte delle autorità, da parte della Chiesa per voler dire ancora una volta grazie per i prodotti che consentono all'umanità di sopravvivere. È sempre una celebrazione significativa, anzitutto perché dire grazie fa bene a chi lo riceve, fa bene a chi dà il grazie. E noi come credenti sentiamo soprattutto di dover ringraziare il Signore anche per i frutti della terra, perché la terra, l'acqua, il sole non sono prodotti nostri, sono doni che il Signore ha fatto. E se manteniamo vivo questo atteggiamento, sentiamo che ne abbiamo un beneficio noi e impariamo ad essere più attenti anche agli altri doni che riceviamo. E la Coldiretti, che ormai da anni partecipa a questa manifestazione, ha voluto appunto ancora una volta ribadire l'importanza del lavoro agricolo anche nelle zone montane, che sebbene sia diminuito negli ultimi decenni pare ultimamente abbia una ripresa. Sì, innanzitutto volevo ringraziare il sindaco e Don Lino Ferrari che ci hanno ancora una volta ospitato per questa festa del ringraziamento della montagna.
Vorrei ricordare quello che è il messaggio della CEI per questa 70ª festa del ringraziamento. Messaggio legato all'acqua, acqua come benedizione della terra. E se c'è una cosa che questa pandemia ci sta ricordando è che l'acqua e il cibo sono elementi essenziali della nostra vita e quindi sono anche essenziali chi produce cibo attraverso l'acqua e gli agricoltori. Agricoltori che soprattutto in queste zone di montagna fanno un grandissimo lavoro per la produzione di materie prime ma anche di tutela del territorio. E la vicinanza agli agricoltori è stata ribadita anche attraverso la presenza delle istituzioni. La Regione Emilia-Romagna in particolare sta promuovendo delle iniziative nel settore per aiutare questi lavoratori. L'agricoltura, gli agricoltori sono un grande presidio sul territorio. La montagna in tutti questi anni è riuscita a rimanere tale perché ha avuto veramente tanti agricoltori che sono riusciti a rimanere sul territorio, a coltivare i propri campi, ad allevare le mucche che hanno diciamo, conferito in questo grande prodotto che è il parmigiano reggiano da noi, ma in molti casi hanno anche appunto presidiato il territorio attraverso delle forme di collaborazione con le amministrazioni pubbliche, attraverso SOS Bonifica, attraverso alcuni fondi che consentono appunto di fare le cunette piuttosto che tenere le proprie strade in ordine. Per cui credo che oggi è un giorno importante di ringraziamento davvero a queste persone che giorno dopo giorno, ora dopo ora, sono sul territorio, lo manutengono e lo presidiano. È un modo per la regione di essergli vicini, è un modo per aiutarli, quello di continuare a sviluppare bandi che consentono la possibilità di vivere e di sopravvivere anche in alcuni casi in montagna e su tutto il territorio. Per cui oggi siamo tutti qua insieme alle istituzioni per dire appunto grazie, grazie anche alla Coldiretti che ha organizzato questa giornata che è sempre bella e straordinaria e anche allegra. Restiamo a Bedogne in seminario dove si organizza la rassegna In Natale Ritrovato 2020. La partecipazione prevede opere in poesia, grafica, fotografia, pittura e scultura ispirate al mistero della Natività. La mostra si terrà presso il seminario dal 13 dicembre al 24 gennaio 2021. Il regolamento prevede che ogni artista può partecipare con una sola opera. La partecipazione è gratuita. La mostra avrà una sezione per le scuole materne, elementari e medie. Ogni partecipante dovrà presentare un'adesione scritta entro il 30 novembre. Per ogni opera presentata l'autore deve specificare con precisione, preferibilmente in stampatello, nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico e indicare il proprio intento, donare l'opera al seminario o rientrarne in possesso a spese del destinatario, a carico ovviamente del destinatario tramite corriere o altro mezzo da precisare. Le opere dovranno pervenire in seminario entro il 7 dicembre prossimo per dar modo agli organizzatori di procedere all'allestimento. E Bedogne saluta dopo 40 anni di attività uno storico negozio di frutta e verdura che ha deciso di abbassare definitivamente la saracinesca. Si abbassa la saracinesca sulla gestione di uno storico esercizio commerciale di Bedogne, ovvero il negozio di frutta e verdura di Anna Rita e Peppino Lezzoli. Ubicata in centro al paese, l'attività ha inizio nel lontano 1976, a conduzione familiare gestita da marito e moglie. Una decisione, quella di chiudere, presa indipendentemente dalla pandemia da Covid-19. I proprietari, ormai in pensione, hanno deciso di fermarsi per godersi i loro nipoti e dedicarsi completamente alla famiglia. Abbiamo voluto fortemente rimanere aperti anche durante il lockdown di marzo, nonostante avessimo pensato di chiudere, per dare un segnale al paese, ma anche per aiutare i nostri clienti. Non potevamo abbandonarli in un momento di tale bisogno. Non solo non abbiamo chiuso, ma abbiamo anche continuato a fornire il servizio di asporto, dato che, avendolo sempre fatto, anche in periodi normali, ci siamo abituati, commenta orgogliosa Anna Rita. Ed infatti la qualità dei prodotti, sempre freschi e di stagione, uniti all'empatia che i proprietari hanno da sempre creato con i loro clienti, li ha consolidati negli anni ed il negozio è diventato un punto di riferimento per tutti i bedognesi e per i turisti.
Per 44 anni Peppino è partito alle 2 di notte ogni giorno con il proprio furgone per recarsi ai mercati ortofrutticoli di Parma e Modena, dove ha comprato i prodotti che ha continuato a rivendere fino a pochi giorni fa nel suo negozio. D'estate andavo due volte a settimana anche ai mercati di vendita all'ingrosso di Chiavari. Forniamo da sempre prodotti unici ai nostri clienti, come il basilico di Pra, il mirtillo del Penna e le piantine che andavo a prendere a Piacenza, riferisce il cotitolare Peppino. Mancheranno molto al paese, in quanto oltre a fornire prodotti diversificati e di assoluta qualità, hanno sempre partecipato attivamente e con entusiasmo alla vita del paese, alle manifestazioni e agli eventi, sia di stampo alimentare che non. Ad esempio le adunate degli alpini, piuttosto che autunnando, tartufando, e i mercati estivi serali dei venerdì di agosto. Ogni momento di giubilo era occasione per dimostrare il loro attaccamento al tessuto sociale di Bedonia, esporre i loro prodotti e andare orgogliosi della loro presenza. Non a caso sono stati premiati più volte come miglior vetrina. Un saluto arriva anche dal sindaco Giampaolo Serpagli. È per i bedoniesi un pezzo della propria vita, della nostra storia. Il negozio di Peppino, o meglio De Forana, è per noi bedoniesi una presenza fissa. Dopo tanti anni di duro lavoro è ampiamente meritato il riposo per Peppino ed Anna Rita. Auguro a chi entrerà lo stesso successo e di entrare nella vita della nostra comunità come è stato fatto, conclude Serpagli. Una parte del cuore pulsante di Bedonia va in pensione, anche se non definitivamente. Le stesse serrande che ora sono abbassate, a breve potrebbero nuovamente essere rialzate grazie ad una nuova gestione. La francese Cindy ha mollato il lavoro e con la sua asinella Nanette, la cagnolina Mia, sta raggiungendo, attraverso la via Francigena, Roma. Sono tante le storie di vita passate attraverso la via Francigena. Nei giorni scorsi abbiamo incontrato quella di Cindy, una pellegrina partita il 10 settembre da Pontalier in compagnia dei suoi quadrupedi Nanette, un'asinella di 16 anni, e la cagnolina Mina. La giovane, con una grande passione per la natura, per gli animali e lo sport, ha deciso di partire per una nuova esperienza sulla via Francigena. Una scelta maturata la scorsa estate, quando, dopo essersi licenziata, si è messa in cammino per Roma, assaporando tutta la bellezza e l'emozione di uno straordinario viaggio. Un viaggio che apre la porta ad una nuova vita, che inizia con questo incedere lento a fianco delle compagne di viaggio. Cindy porta sempre la sua inseparabile coppola, ha due occhi grandi, un volto pieno di luce e di entusiasmo, uno sguardo che trasmette energia a chi la incontra. Sulle spalle porta uno zaino di 16 kg che non le pesa affatto. Nanette fa la sua parte trasportando due borse che contengono la tenda per dormire e il cibo. Cindy, transitata sul nostro territorio la scorsa settimana, ha incontrato lungo il cammino tante persone che l'hanno accolta, le hanno offerto un pasto caldo e un posto dove montare la sua tenda. Un altro mese imperdibile alla Nuova Montelli a Borgo Valditaro. Mele Steinmann 1,59, Scarola 1,79, poi ascoltate bene, patate a solo 0,89, tutto di origine italiana. Si informa inoltre la gentile clientela che si effettuano con grande successo consegne a domicilio. Più di così, Nuova Montelli, Borgo Taro. Ferramenta Baudassi, la romana, una tradizione che dura nel tempo. Affari a Faroni da Baudassi, scarpe antinfortunistiche Reebok ad euro 99, mascherina FFP2 made in Italy euro 2,50 l'una, scaldino elettrico Sole Mio per piedi in metallo ad euro 25,90, scaldasonno elettrico singolo pura lana Bimar euro 36,90, stufa cherosene Brimo Camin euro
99, bidone aspiracenere, lavoro 18 litri, 800 watt, euro 29,90, motosega Squarna 35 cc, super offerta ad euro 189, amici miei, da Baudassi, prezzi bassi, bassi, bassissimi. È per questo che si viene da Baudassi. Essere Lube significa inaugurare 500 negozi dedicati alla cucina. Festeggia con noi il nostro 500° store. Troverete promozioni uniche per un tempo limitato e fidati professionisti per progettare insieme la tua cucina. Ti aspettiamo nei Lube e Creo Store. Mariani Gomme, promozioni pneumatici invernali per tutto il mese di novembre. Ne volete un esempio? Nankang 185-65-15 a 60 euro cada uno. Michelin 82. Un altro esempio? 195-55-16 Nankang 65 cada una e 112 Michelin naturalmente cada uno. Prezzi comprensivi di IVA e montaggio. Mariani Gomme, promozioni invernali. Ho trovato in via Moronera 13 a Bedonia e vi sottolineo per preventivi ulteriori 320 18 14 044. L'acqua che finisce negli scarichi arriva ai depuratori. Un complesso processo di trattamento rimuove gli inquinanti e la restituisce pulita al fiume. Montagna 2000. Nuova energia al territorio. Carrefour di Bedonia offre il servizio a domicilio gratuito nel comune di Bedonia, coprendo anche i comuni di Tornolo e Compiano. Grande novità al Carrefour di Bedonia: sushi fresco di ottima qualità con ordini su prenotazione nei giorni di giovedì, sabato e martedì. Buon appetito! Per ordini e informazioni 0525 824535. Per ordini via mail info@supermercatosmc.it. WhatsApp 333 6793 607. La ditta Centro Seramenti di Del Nevo Riccardo a Borgotaro Parma, da 40 anni sul mercato, vi propone le novità più esclusive in termini di sicurezza su diversi tipi di serramenti, offrendovi come sempre un'ampia gamma di scelta tra porte scorrevoli, porte blindate, inferriate, persiane blindate in alluminio, tapparelle, zanzariere, porte interne laminate, laccate e legno massello, tettoie, pergolati, infissi in PVC, legno e alluminio. La ditta Centro Seramenti di Del Nevo Riccardo vi offre anche servizio di restauro di persiane e finestre e vi aspetta per consigliarvi al meglio con tutta la sua esperienza. Ditta Centro Seramenti di Del Nevo Riccardo, Via della Libertà 43, Borgotaro, Parma, telefono 0525 90324. Autocarrozzeria Speedy Car, via Primo Brindani 3 a Borgotaro. Affida alla grande esperienza della carrozzeria Speedy Car la tua auto, furgone, autocarro o camion. Per noi dare l'antico splendore al tuo mezzo di trasporto è un vero e proprio piacere. Grande novità, servizio sanificazione auto con ozono e altri prodotti specifici. Servizio altamente professionale ed ecologico. In 20 minuti ti libera velocemente da virus, batteri e cattivi odori. Speedy Car, soccorso stradale 24 su 24. Speedy Car è convenzionata con le grandi compagnie assicurative. Allora vi diciamo, tutto meglio di prima. Telefono 0525 820113.
Speedy Car, autocarrozzeria a Borgotaro, veloci e professionali. Domani è martedì 10 novembre, avremo cielo velato per nubi in transito di scarsa consistenza, nubi basse e banchi di nebbia sulle pianure, dissolvimento nelle ore centrali della giornata e dal pomeriggio addensamenti più consistenti sul crenale appenninico, ma non sono previste piogge, temperature stazionarie con valori tra 8 e 9 gradi, massime intorno ai 15-16 gradi, venti deboli, direzione variabile. La programmazione serale di RTA si apre alle 20.35 in diretta appunto Sport, condotto da Giovanni Bonfiglio, alle 22 Atlas, alle 22.30 al telegiornale, alle 23 Balla che ti passi, a mezzanotte Rivediamoli dell'anno 2000. È tutto, grazie per essere rimasti con noi, vi auguro un buon proseguimento di serata, a domani.